Prende avvio la quarta edizione della rilevazione multiscopo del censimento permanente delle istituzioni pubbliche e si connota di grandi novità nei contenuti informativi. Data la centralità del tema della formazione, viene ampliato il set di quesiti su questo aspetto, viene riorganizzata la sezione sul lavoro agile che era stata introdotta nella precedente edizione del 2020 per monitorarne il passaggio dal contesto dell'emergenza sanitaria alla modalità ordinaria di organizzazione del lavoro. Vengono introdotti nuovi quesiti relativi a tematiche emergenti come l'interoperabilità, ovvero l'interazione di scambio e informazioni tra pubbliche amministrazioni e il tema della coprogettazione e coprogrammazione, quindi le relazioni tra enti pubblici ed enti del terzo settore, che tanto è importante per soddisfare al meglio i bisogni sociali emergenti. Ma il cuore di questa nuova edizione è il focus tematico sul PNRR, e che è organizzato in due sottosezioni, una per cogliere il grado di consapevolezza delle istituzioni pubbliche delle grandi opportunità offerte dal PNRR, ma anche per vedere quali sono state le criticità incontrate dalle amministrazioni, e in ultimo monitorare lo stato di attuazione delle riforme della PA.